L'associazione Tutela del Malato di Pescara ha raccolto 53.000 euro da devolvere, da donare all'Istituto di Microbiologia dell'Ospedale di Pescara, un'unità complessa presieduta dal dottor Fazi. Una bella iniziativa, una bella azione, perché parliamo di un presidio fondamentale per l'analisi dei tamponi. Sì, di fatto questa iniziativa è partita via social nei primi di marzo e c'è stato un grande successo, non pensavamo di arrivare a raccogliere delle cifre simili. Tutto è stato già versato presso la tesoreria dell'ASL di Pescara, in più il dottor Fazi ci ha chiesto l'acquisto di un computer che noi abbiamo già acquistato e che è stato già consegnato sempre alla UOC di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara. Più c'è stato anche un interessamento con l'ANCE che ha versato la somma di 50.000 euro che in parte è stata utilizzata per l'acquisto del nuovo apparecchio che farà 2.400 tamponi al giorno. L'apparecchio è un Open Trons che è arrivato, già lo stanno montando e dovrebbe entrare in funzione lunedì prossimo a pieno regime. E questa somma che è stata raccolta verrà utilizzata naturalmente per le borse di studio, per il personale che dovrà essere assunto, perché parliamo di avviare un'attività di lettura di tamponi H24 e quindi sono necessari 3 turni di personale. Lei diceva prima a microfoni spenti, non ci aspettavamo di avere così tanto successo, di raccogliere così tanti soldi. Sì, non pensavamo di riuscire ad arrivare a queste cifre, ci fa molto piacere, vuol dire che i cittadini di Pescara tengono molto al loro ospedale e quindi è stata sicuramente una bella prova. Poi la virologia è una struttura che già faceva il servizio per le sepsi H24 e quindi adesso in questa fase è il centro regionale di riferimento per il Covid-19.